E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrad, qui siamo con il sedicesimo episodio di Forza Horizon 3 con la nostra mitica Ford Deluxe 5-Window del 1930, leggermente cattiva. Oggi, come dicevamo ovviamente nello scorso episodio, andiamo qui a farci la sfida con il treno. Tempi di consegna, duello. Ci andiamo ovviamente prepotentissimi con quest'auto. Ok, andiamo dentro il lago. Dentro l'acqua, così, perfetto. Ok, l'auto non si tiene. È impressionante. Vediamo se riusciamo ad arrivare, eh? Perché veramente mi sembra un'impresa un po' impossibile, però. Mamma mia. Mettiamo anche la visuale da dentro, sentite come soffia la turbina. Ok, aiutiamo un po' il contadino ad arare il suo campo. L'unico problema è che non ci pagano per fare questo lavoro, eh. Certo, vabbè, decidiamo noi di nostra spontanea volontà di farlo. Mamma mia. Niente, tagliamo, tagliamo, andiamo. Con la nostra classe, poi. Ok, perfetto. Primo albero della giornata abbracciato. Ma sì, non si è fatta niente, dai. Comunque la classe e lo stile con quest'auto è perfetto, eh. Ci sta benissimo, ci casca a fagiolo. Ok, siamo arrivati quasi. Ultimo step, facciamolo sull'asfalto, dai. Mamma mia. Continua a sgommare, ma è una cosa incredibile. Ok, tempi di consegna, partecipiamo all'evento. Vediamo con che macchina ci fanno andare. Però in questo Forza Horizon non ci danno le auto, mi sembra, con cui gareggiamo in queste sfide. Adesso non mi ricordo. Magari sto dicendo una stupidata. La Camaro. Cos'è la Z28? Sembrerebbe una Z28. Sì. Might want to get to those bits before it does. Ah, quindi rischiamo anche di essere investiti dal treno. Perfetto. Comunque, la Chevrolet Camaro Z28 del 2015. Bellissima. Right on time. You ready for this? Sì. Prontissimo, vai. Il treno è tosto, eh. Mamma mia, vibra tutto. Ho il pad che sta praticamente impazzendo. Qui vediamo di fare le curve fatte bene perché veramente con quest'auto. Bello, bello che attraversiamo la ferrovia in quel modo. Comunque è bellissima quest'auto. Mi hanno fatto un lavoro estetico veramente, veramente bello. Poi vabbè. Vuoto americano, tipico big block, minimo minimo 420-430 cavalli di base. È esteticamente cattiva, eh. Ah, potremmo anche tagliare un po', eh. Però preferisco restare sulla strada perché veramente. Mamma mia! Cioè, abbiamo toccato il treno. No, queste sfide veramente sono fuori di testa, è bellissimo. Cioè, ti coinvolgono in robe assurde. Attenzione, che qua perdiamo il controllo.
Allora, in quanto a sound e a estetica ci siamo, eh. Però non è abbastanza prepotente per me. Sarà una mia impressione, ma... Vabbè, siamo abituati con dei mostri creati da noi. L'Alfa, la Ford, la Dodge Charger. Però dai, anche questa fa il suo dovere. Diciamo che per essere un'auto moderna ha il suo perché. Attenzione, attenzione, attenzione! Che qua dobbiamo attraversare i binari. Il treno ha rallentato, dai, meno male. Ah, pensavo che dovessimo attraversare i binari, però va bene così. You'd be a terrible train driver. You're early. Ah, ok. Sì, forse in Italia, eh. In Italia se sei in anticipo ti fermano. Tipo Italo. Vabbè, 9000 crediti. La barbonaggine di Forza Horizon 3 ormai abbiamo imparato a conoscerla. Allora, abbiamo un'espansione pronta. Io direi di fare due cose. Procediamo con una bella livellata, cioè facciamo un turno di... Sorry to interrupt. Sì, grazie. This legion of adoring fans and I would like to talk about expanding one of our festival sites. Stavo parlando proprio di questo. Allora, impostiamo il percorso qui ed espandiamo il festival. Ok. Time to sign another station to the festival. What do you like the sound of? Ok, allora vi ho tagliato sicuramente... Mamma mia. Sì, ma non me ne importa niente. Adesso, no, con quest'auto proprio non riusciremo mai a batterlo. Allora, io dicevo, andiamo a espandere il festival. Però prima ci facciamo qualche turno, visto che ne abbiamo accumulati un po', di ruota della fortuna. Anzi no, solo uno ne abbiamo, va bene. Allora, sta macchina no, per favore, questa proprio no. Dacci dei soldi. Ecco, abbiamo vinto l'auto. Mannaggia la miseria. Ma cos'è sta roba qua? Cioè, beh, è impossibile. Vabbè, negozio abilità. Facciamo un po' di abilità. Vediamo un po'. Ok, ci siamo fatti un po' di abilità, così vediamo un po' qui cosa ci dicono. Vabbè, il nostro driver sicuramente, che guadagna pochissimo. Ok, andiamo a farci questa espansione del festival. Piove anche, quindi con quest'auto sarà impossibile arrivare. Attenzione a questa gente che... Ecco, noi già ci imbarchiamo... Cioè, io non giro il volante, io vado dritto. Però la macchina, sgommando così tanto, si imbarca, va bene. Comunque sono 10 km, quindi vi taglio tutto il percorso. Ci vediamo appena siamo arrivati. Allora, mentre ero in giro, cioè in giro, mentre stavo viaggiando, abbiamo raggiunto un altro livello, quindi ruota della fortuna, andiamo. Ah, quest'auto ci potrebbe anche stare, Però... Vediamo se ci dà un premio un po' più... Ma dai! Ma che cos'è sta roba qui? Ma... Vabbè. Basta, io per un po' ci rinuncio. non le faccio più queste ruote della fortuna qua. Perché veramente, ragazzi, ma... 2000 crediti è impressionante. Vabbè. Comunque ci vediamo appena siamo arrivati. Eccoci qua che siamo arrivati. In derapata, ovviamente. Mamma mia che viaggio, ragazzi. È stata una cosa incredibile. Espandiamo il festival. Vai, col cantiere. Vediamo che auto ci fanno comprare in questo caso, dai. O se ce la regalano, perché veramente siamo veramente sfortunati. Sì. Ma va. Ecco. Brava, non parlare della fase 4.
Perché siamo prepotenti, ragazzi, noi siamo prepotenti. Continuiamo, vediamo un po'. Allora, ce la vendono l'auto, quindi siamo fregati, eh? Allora, Cadillac CTS V Sedan, non mi piace proprio. Camaro Supersport del 2016, bellissima. Una Corvette Z06 del 2015, bellissima anche questa. Ma tutte trazione posteriore, ragazzi. Una Challenger SRT Hellcat, mamma mia, potentissima questa qui. Una Dodge Viper, mamma mia che bella. Poi rossa con la striscia nera è spettacolare. E poi una HSV GTS, ovviamente ci deve essere sempre un'auto australiana. Cosa scegliamo? La Viper però costa 126.000 crediti e non ce la possiamo permettere. Questa sì. Allora, classe A, classe A. Andiamo di Camaro, dai. Andiamo di Bumblebee. Vediamo qualche design. Allora, ecco, Bumblebee, infatti, stavo dicendo. No, però per una Camaro vorrei qualcosa di un po' sopra. Allora, ho questa dalla polizia, che è bellissima. Secondo me la Camaro dalla polizia è spettacolare. O se no, proprio qualcosa di sobrio. Ecco, tipo questo. Qualcosa di classico. Facciamola dalla polizia, dai. Cattivissima. Poi nera. Sì, va benissimo. Acquistiamo con crediti, vai! Bella, bella, mi piace questa Camaro. Però dobbiamo leggermente potenziarla, secondo me. O se no facciamo delle gare così. Facciamo delle gare con la classe A. Così almeno siamo un po' più tranquilli, la macchina è più controllabile, diciamo, dai. Se così possiamo dire. Bella, bella, dai, mi piace. Ok. Potenziamenti, non abbiamo potenziamenti predefiniti, cioè kit carrozzeria, quindi va bene così. Vediamo se c'è qualcosa esteticamente, se c'è magari la sirena della polizia. No. Allora, questo vabbè, tanto. Però magari un alettoncino tamarro. Ma rimane sempre così. Secondo me vale la pena lasciarla così. Allora, gioielli dimenticati. Eccolo qua, è pronto per il ritiro. There it is, the FX Ute. The beginning of two fine Australian traditions. Putting Mamma trays on the mia. backs of muscle cars and abbreviating words that don't really need abbreviating. È vero, gli australiani sono così, giustamente. È ignorantissimo, eh. È proprio. La prossima volta lo andremo anche a guidare per andare a trovare un altro gioiello dimenticato. Però magari ci facciamo prima qualche gara con questa Camaro, giustamente perché la dobbiamo anche Looks like this trovare. whole place is a playground. Ecco. What are you waiting for? Eh sì, dobbiamo fare un sacco di gare. Mamma mia, quanti ce ne sta sbloccando. A posto? Ah, dobbiamo impostare un percorso per forza, perché sennò lui. Allora, impostiamo il percorso. Però direi di salutarci qui con questa Camaro. Beh, prepotente però, eh. Bella, bella, mi piace. Poi con la livrea della polizia. Ok, dai, io direi di terminare qui questo video, perché doveva essere un video dedicato solo ed esclusivamente alla sfida con il treno, poi ci siamo dilungati un attimino. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, lasciate un commento, condividete il video e ci vediamo a un prossimo video con Forza Horizon 3. Un saluto a tutti da Asbrald.